Francesca, come avete sentito, era a Denver incomodato nel 58, genitori entrambi artisti. Impara a leggere e scrivere in italiano perché vive un anno in Italia, ad Antella, nella campagna fiorentina, dove i suoi possedevano una casa e qui frequenta la scuola pubblica. Tornata a Boulder, si iscrive a una scuola femminile con corsi d'arte ed è a questo periodo che risalgono le sue prime fotografie. Si trasferisce in seguito a Providence per frequentare l'Accademia di Belle Arti, la Rhode Island School of Design. Nell'estate del 77 la Ludwan viene a Roma per seguire i corsi europei della stessa Accademia. Sono gli anni di piombo e Francesca trova un'Italia violenta, lacerata dalla situazione politico-istituzionale, stragi e lotte armate. È l'anno dei violentissimi scontri a Bologna tra il movimento studentesco e forze dell'ordine, e della contestazione da parte della sinistra extraparlamentare al segretario della CGIL Luciano Lama durante un comizio all'Università della Sapienza. In America realizza tra le altre cose una serie di fotografie con il tema dei corpi in comunione con la natura. Allestisce una mostra personale dove rompe con la consuetudine di installare le opere all'altezza degli occhi. Alcune foto sono molto in alto, altre completamente sole alla parete, altre ancora allo zoccolo del pavimento. Nel gennaio dell'81 viene dato alle stampe l'edizione di Southern Interiors Geometries, uno dei sei quaderni fotografici progettati durante il soggiorno romano. Il 19 dello stesso mese si suicida. Allora, l'enigma del corpo, perché ovviamente viene da sé, già dalle immagini che abbiamo visto nel documentario, Franziska Burman, Francesca, chiamiamola come la chiamiamo a casa nostra, si esprime attraverso il corpo e l'ambiente in cui lo colloca, quindi diventa a un certo punto un tutt'uno del suo racconto di sé. Allora, penso sia molto interessante confrontare il lavoro della Burman con i lavori di altri fotografi, sia coevi, sia di altre epoche. Ho pensato a questa foto di Cartier-Bresson, che sicuramente molti di voi conosceranno, perlomeno quelli che sono più appassionati di fotografia, anche perché è una delle sue fotografie più conosciute. Chiaramente non sono coevi, però sono due fotografie, la prima di Cartier-Bresson e la seconda della Burman, che sono emblematici di due approcci diversi alla fotografia. Il primo, quello di Cartier-Bresson, è una fotografia che cerca l'istante, cerca l'evento, il fatto, l'istantanea. Quindi il fotografo prende la macchina fotografica, esce di casa e cerca le situazioni e le cattura attraverso la sua macchina. Invece il lavoro della Burman si trova esattamente all'opposto, cioè lei fotografa se stessa, non va alla ricerca dell'evento, ma fotografa la sua persona, ma soprattutto la sua componente intima, non soltanto la sua, insomma, non è un autoritratto autoreferenziale, per intenderci, fotografa se stessa e le sue sensazioni. Abbiamo visto finora, sia nel documentario sia nelle note che ci ha raccontato Romeo, che la Burman è essenzialmente una fotografa che si dedica all'autoritratto e alla performance, nel senso che non si limita a fotografarsi davanti a uno specchio, ma lei dà vita a delle vere e proprie rappresentazioni teatrali nei suoi scatti, che non sono improvvisati, ma sono preparati, cioè c'è dietro una regia consapevole sia della sua persona, sia dell'ambiente in cui questa performance avviene. E questo anche è legato agli anni in cui sviluppa la sua opera, quella appunto negli anni 70, erano anni in cui si sviluppa la body art, quindi c'è grande attenzione alla fisicità, all'espressione del corpo. Allora, grazie, buonasera a tutti per essere qui, grazie a Romeo per questa sua grande passione che anima questo posto. Io ho scritto questo libro con la volontà, la speranza anche di cercare di sconfiggere questa tendenza da parte di delle persone che guardano le sue foto, perché non credo che ci siano tracce di morte, c'è un'inquietudine che è innegabile, che lei volontariamente ricerca, ma come poi vedremo più avanti, per me appartiene a una sua precisa volontà stilistica, perché lei inizia a 13 anni, è giovanissima, è un'adolescente, una ragazzina possiamo dire, ma come anche abbiamo visto nel documentario precedente, era un'artista fondamentale.
fondamentalmente molto consapevole del proprio lavoro nonostante la giovanissima età, quindi un'artista matura. E anche quando ho incontrato per realizzare questo libro quelli che sono i suoi amici romani, tutti, ma tutti quanti, come prima cosa mi hanno detto questo. Da qui, quindi, il primo paradosso, in un certo senso, ho detto, ma com'è possibile? E allora ho cercato di scrostarmi da dosso tutta quella critica e quell'idea che per forza mi ero fatta di lei leggendo quei libri. Ho detto, via questo, vediamo di fare un lavoro sulle fotografie, sulle persone che l'hanno conosciuto e soprattutto su questo grande archivio che ha Giuseppe Casetti e che comunque è più o meno visitabile se voi andate al Museo del Louvre, al Ghetto, in Via della Reginella. Francesca Woodman è, come già dice il nome, Francesca Woodman, una persona di confine tra l'America e l'Europa. Perché? Perché innanzitutto lei ha un passato italiano, nel senso che i genitori, sin da quando lei era piccola, comprano questo casale nella provincia toscana, trascorrono tutte le estati in Italia. Lei parla italiano perché, come dicevamo, frequenta anche un anno presso la scuola elementare di Antella, vive questo ambiente familiare artistico, profondamente artistico, perché come abbiamo visto i genitori, anche il fratello, sono artisti. Questi soggiorni italiani influenzeranno molto la sua opera, perché in un certo senso ritroviamo in tante sue fotografie dei chiari richiami all'arte del 400 e del 500 toscano, una per tutte, quella lì che abbiamo visto, quella sorta di crocifissione domestica dove, cioè, sembra lei ma non è lei, quella sua amica Sloan che si appende alla porta e sembra una sorta di Cristo crocifisso. Sì, volevo dare a posto, grazie. Grazie veramente, è stata veramente fino adesso è un pomeriggio intenso, veramente di cultura, grazie tanto. Adesso Romeo ci aspetta. No, adesso c'è l'omaggio di Ivano Capocciano. Something valuable when you
Grazie.